Direttore, ormai manca poco per la partenza del ritiro fissato per il 18 luglio. A che punto è il Teramo a livello globale? Ma in settimana e fine settimana prossima completeremo un po' i quadri, non al 100% perché poi aspetteremo verso la fine del mercato qualche altra situazione di giocatori funzionali al progetto Teramo. Però ecco, dobbiamo in ogni maniera ringiovanire la rosa, ma con dei ragazzi 97-98 giusti che abbiano già avuto esperienze per questa categoria sicuramente. In questo momento di calciomercato si parla anche dei giocatori che sono sotto contratto, quali e quanti secondo lei potrebbero effettivamente essere ai nastri di partenza il 18 luglio? Ma è chiaro che dovesse partire qualche anziano, tra virgolette, che sono 6-7 anni che è qui a Teramo, dispiace a tutti e a me anche come al presidente, però ecco, un ringiovanimento per forza di cosa passa attraverso questi ragazzi. Si riferisce nello specifico, vista questa permanenza di 6-7 anni che ha detto, a Caidi e ad Amadio? Ma sono due ragazzi ottimi, vogliono un bene incredibile alla città e al presidente, però potrebbero essere questi due i primi a poter dare la possibilità di altri lidi. Poi se dovesse rimanere non succede nulla, ci mancherebbe altro. Come le sembra il Teramo che sta piano piano prendendo forma, il Teramo per la prossima stagione? Il primo acquisto è stato Piccioni per questo motivo, lo conosciamo benissimo, conosciamo il carattere, conosciamo la personalità, le qualità del ragazzo. E poi a cascata lo stesso Di Renzo, lo stesso Zenuni, Zecca e Ranieri. Se avremo questa possibilità e fortuna di acquisirli, abbiamo altre idee. E poi ieri abbiamo ceduto un nostro ragazzo 2002 Vinagri alla Ternana per ampliare un po' il percorso futuribile del ragazzo. Ecco, stiamo cercando di percorrere tutte le strade affinché il Teramo sia ancora migliorabile. Per un giovane che parte potrebbe arrivare Ferretti proprio dalla Ternana. Ma ne stiamo parlando, non è certo, è un grandissimo giocatore di livello superiore, abbiamo parlato anche con il mister della Ternana, abbiamo chiesto, sarebbe un ottimo colpo per il Teramo, ma no, sicuramente non sarà facile.